Ciao, sono Marcus di Roots of Change. Quella che segue è una traduzione video di Audiodab. È approvato da me. Godere. Abbiamo appena preso un pestaggio. Ho davvero paura della mia ombra proprio ora. Quindi ho la mia nuova bici come puoi vedere e penso di essere pronta per partire. Tornerò giù nel Mekong nel Laos meridionale. Va bene. Bene, ho pedalato tutta la mattina. Finalmente ho trovato un po' d'ombra qui fuori dal paese delle meraviglie di questa grotta. È ora di dare un'occhiata. Abbiamo mangiato un po' di insalata di papaya e un po' di morning glory fritte, che era piuttosto gustoso. Ho bisogno di aglio crudo perché mi sento un po' agitato. Ma sono entusiasta di entrare in questa grotta. Controllalo. Controlla. Grotta, tumun o qualcosa del genere. Quindi sono nella caverna. Entrerò in una barca a remi. Non ho idea di cosa dica, ma penso che dice di scendere su questa scala a pioli in quella barca a remi. Fare una fantastica pagaia attraverso la grotta. Non sono sicuro di dove stiamo andando. Andare in qualche posto interessante. Nelle profondità della caverna. L'oscurità. So che non è così buio. È leggero. Affascinante dove stiamo andando.
Dinosauri laggiù. Dinosauri in miniatura che vanno in giro nella grotta. Lo senti? Ci sono pipistrelli lassù. Probabilmente è un rischio molto grande che mi faccia schifo dai pipistrelli proprio ora. È piuttosto tranquillo qui in realtà. Davvero tranquillo. Non me lo aspettavo. Questo ragazzo è un professionista a pagaiare dalla parte anteriore della barca. Puoi vedere i resti delle ultime persone che erano qui. Sono stati mangiati da un mammut lanoso in miniatura. E poi le tigri. Vedo la luce naturale lassù. Eccezionale. E con l'altra estremità della grotta ora. Il mio amico Joseph alla fine. Come ti chiami? Gao. Gao, l'uomo che combatte. Grazie per quel GOP Ciao Do, è difficile metterlo in prospettiva. Ma questa è una grotta enorme. Quindi siamo scesi dalla barca. Siamo saliti su e siamo scappati per vedere delle piccole pietre piuttosto belle. Roccia piuttosto bella come la formazione di cristalli. Difficile avere il giusto senso della scala qui, ma è solo enorme. Il santo bene. Blink. Verde. Wow. È tempo di godersi un po' d'acqua santa. Dove? Laggiù. Dove? Laggiù. Ok, a quanto pare c'è un simbolo laggiù. È tempo di bere dell'acqua santa. Buona, acqua santa. Sì, Ko Chai, l'uomo che custodisce l'acqua santa. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la pietra che suona. Non è molto simile. Sembra ancora. Rock interessante che puoi colpire. Fa un suono. È davvero fantastico sulla strada perché eravamo le uniche persone in acqua, ma siamo stati catturati con altre persone che tornavano. Che non è affatto male. Mi sento come se fossi a Disneyland, ma comunque, è bello. La meditazione può calmare la tua mente. 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 Calma la tua mente. Bene, è stato sicuramente il canottaggio più bello attraverso una grotta che abbia mai visto. L'ho fatto tutto il giorno così bello e tranquillo e penso che sia ora di uscire di qui. I go to the water.